Forse ho sbagliato a farmi la barba 2 giorni fa, non mi sento adeguato, ma spero che lei possa fare una piccola eccezione. E lei è la nuovissima Bonneville Bobber, che alza ancora un pochino l'asticella di quel fascino retro che da sempre contraddistingue parte della gamma Triumph. Un trend che soprattutto negli ultimi anni è cresciuto molto, tanto da non essere più considerato una moda passeggera, portando costruttori come Triumph a crederci a tal punto da proporre in serie una interpretazione inedita e ricercatissima di un instant classic. Di fatto però una Bonnie così esce dal coro grazie a soluzioni uniche, a tratti estreme, difficili se non impossibili da trovare su altre moto di produzione di serie. Qui si affondano le radici direttamente negli anni 40. Per capire a cosa mi riferisco si deve fare un bel salto indietro, fino agli anni in cui con Bob Job prima e Bobber poi si parlava di moto super modaiole e con un chiaro e indiscusso timbro stilistico, che non a caso pulsa nella nuova Bobber. Più lunga e più bassa della T120, questo bassotto inglese è un tripudio di richiami al passato con dettagli sapientemente studiati per unire stile e funzionalità. E non parlo solo dei soffietti della forcella Kayaba o del parafango posteriore in acciaio ben profilato, ma a calamitare gli sguardi dei più attenti ci pensano i corpi farfallati che simulano i carburatori, la batteria alloggiata in un vano delicato chiuso con una fascetta in acciaio inossidabile e poi ancora il tappo che nasconde le vaschette del liquido freno e del liquido raffreddamento. E la sella è a soli 690 mm da terra alloggiata su di una struttura in alluminio regolabile nella seduta che nasconde con garbo l'ammortizzatore posteriore, sempre Kayaba ma con escursione di 77 mm contro i 90 della forcella. Persino quel poco di high-tech presente nella strumentazione analogica e digitale è perfettamente integrata nella silhouette della moto, con la possibilità di regolarne l'inclinazione a piacimento. Un bicilindrico che ha conquistato da subito con la T120, ma che qui ha ricevuto qualche attenzione in più per spostare la coppia più in basso dove serve la Bobber. .106 Nm a 4000 giri, il 10% in più della T120, ma 3 cavalli in meno. Sulla Bobber sono infatti 77. Questi freddi numeri che potrete scatenare ad ogni sollecitazione del polso destro, cosa che ho provato di persona sulle altrettanto fredde strade della Sierra sopra Madrid. E sapete com'è andata? Uno spettacolo! Non mi aspettavo una guidabilità così raffinata, curata quanto l'estetica, per quanto efficace. L'ergonomia non mi ha affaticato nei circa 250 km di curve e trasferimenti. Sella bassa ben imbottita, manubrio dritto largo il giusto e pedane non troppo avanzate, un mix che rende facile aggredire le curve. L'assetto è ben tarato, poca escursione tipicamente da Bobber, un filino secco sulle buche cittadine ma inspiegabilmente smorzato nel guidato, capace di trasmettere tanta sicurezza quando si grattano le pedane a velocità elevate. La frizione a cavo stacca bene e rispetto alla T120 l'on-off del ride-by-wire sembra più contenuto, lievemente avvertibile solo con le marce basse, col 1200 high torque che continua a piacermi. Esplosivo tra i 2500 e i 4000, pronto sotto i 2000, inutile da tirare in alto. Si sposa alla grande col carattere della Bobber. Se poi l'asfalto è viscido, come durante la mia prova, no problem. ABS e controllo di trazione sono di serie, così come i due riding mode, road e rain. Entrambi full power, ma con una mappatura fin troppo simile, quasi da rendere inutile il rain. Bella e brava, insomma, ma qualche nota bassottina come lei ci può stare. Se le vibrazioni non sono mai, e dico mai, fastidiose, le pedane le gratterete facile. La luce terra è poca e considerando che si tratta di un Bobber finto hardtail va bene così, ma si percepisce che il potenziale della moto potrebbe andare ben oltre. In questo senso l'impianto frenante è giusto giusto, da strizzare per bene, per tenere davvero a bada l'euforia del 1200 un doppio disco davanti al posto del singolo da 310 mm avrebbe disturbato solo l'estetica e non la guida, così come qualche litro in più nel serbatoio da 9,1 litri avrebbe allungato l'autonomia del piacere. Sarà davvero difficile trovarne una uguale all'altra, visto la propensione alla personalizzazione di queste moto. Infatti ci sono tantissimi optional e pacchetti disponibili. In Italia arriverà da febbraio a partire da 12.700 euro. Gli accessori previsti e omologati, dettaglio non da poco, sono infatti oltre 150 in aggiunta a 2 pacchetti. Il primo è il romantico old school, mentre il più cattivo e sportiveggiante si chiama quarter mile, e in UK saranno offerti rispettivamente a circa 1600 e 1500 sterline. Vedremo a breve quanto costeranno in Italia.
solo a monoposto e con l'estetica spiccatamente protagonista. Chi sceglie Bonneville Bobber non deve avere dubbi, deve essere un po' egoista, senza sensi di colpa però. L'estetica qui è davvero al centro dell'attenzione prima di qualsiasi altra cosa, anche se vi stupirà per quanto piacevole da guidare. Se poi volete qualcosa in più fra le curve, rimanendo però in famiglia, beh, per tutto il resto c'è la T120.